Fratelli d'Italia riapre i battenti dopo le polemiche estive con l'ex coordinatore cittadino Aldo De Leo. Arriva il nuovo referente, Roberto Bellantoni, docente di lingua all'Istituto Superiore Gemelli Careri. A fare gli onori di casa il taurionovese Nino Spirlì, responsabile regionale alla cultura del partito della Meloni. Presente anche il responsabile provinciale, il commissario Sebastiano Scuderi, e quello degli enti locali regionale, consigliere comunale Massimo Ripepi, venuti a Taurianova per sostenere il nuovo responsabile cittadino, il professor Bellantoni. Professore Bellantoni, si apre una nuova esperienza per lei e per Taurianova. Ritorna il circolo di Fratelli d'Italia. Sì, è un'esperienza molto importante. Credo che sia necessaria per il territorio la presenza di un circolo di destra che sia catalizzante nei confronti di tutti i componenti, non solo della destra torinovese, anche del centro dello schieramento, in modo da essere più uniti nei momenti che conteranno sia nel futuro immediato che nel futuro lontano. Quindi essere catalizzatore è molto importante. Professore, Fratelli d'Italia ha scelto nel tempo, da quando è nato, una determinata linea politica. No euro, forse anche no Unione Europea, come è impostata questa Unione Europea. Ma lei personalmente è d'accordo? Allora, sono temi molto importanti. No euro, bisognerebbe discuterne bene, perché non è facile uscire fuori da una moneta unica e pensare che tutto sia finito là. Assolutamente, sono momenti molto importanti e bisogna considerarli con attenzione. Non si può uscire dall'euro né da tantomeno dall'Europa in modo così veloce come ha fatto la Gran Bretagna e poi ancora pensare che ci siano dei ricorsi o situazioni strane che si stanno verificando in Gran Bretagna. Ancora si pensa a non uscire dall'Europa. Bisogna avere un'Europa diversa, questo sicuramente, non un'Europa legata all'euro come momento dominante della vita europea, ma come unione semplicemente di una moneta, ma non dominante nell'economia. Il fatto stesso che lei provenga da un'altra esperienza politica, di cultura politica, chiamiamolo così, il fatto che Fratelli d'Italia accolga questa cultura è una vittoria per la destra, è un'apertura, come possiamo definirla? Allora, questa è una nuova destra. Intanto, una destra molto moderata, non è una destra che può ricordare momenti che storicamente non esistono più. È inutile andare a pensare a situazioni di 70 anni fa o roba simile. Semplicemente chi vuole essere, chi è poco informato, si porta dietro queste situazioni. Noi siamo una nuova destra, una destra che tiene agli interessi nazionali, come dovrebbe essere logico, che tiene all'economia nazionale, che tiene alla propria storia nazionale. Commissario, allora, Taurianova si riapre il circolo di Fratelli d'Italia, è una vittoria per questo partito in questo territorio? Ma è naturale che è una vittoria, anzi direi che è un grandissimo successo, perché Fratelli d'Italia ha deciso di posizionarsi su tutto il territorio nazionale, ma naturalmente tutto questo può essere fatto se si parte dal sud. Noi siamo del sud, amiamo il sud e amiamo le eccellenze che ci sono al sud. Qui a Taurianova in maniera particolare ci sono delle straordinarie eccellenze. Il professore Bellantoni è un esempio, ma tutta la gente di Taurianova è eccezionale e noi contiamo su di loro per costruire un partito forte, coeso e che porti alla salvezza della nazione, perché in questo momento il pericolo che la nazione sta correndo è terrificante. E approfitto di questo istante per dire a chi mi ascolta di votare no, perché altrimenti cadremo in abissi dai quali sarà difficile poi poter venire fuori. Ma assolutamente sì, perché è affidata al professore Bellantoni, persona di grande livello, spessore, etico-morale, perché il partito vuole iniziare dai valori e vuole poi essere un partito sociale, quindi radicato sul territorio. La nostra speranza è quella che di poter, partendo appunto dalla provincia di Reggio Calabria, da Reggio Calabria, avere un rappresentante per ogni comune. E ovviamente Taurianova è una cittadina importantissima per noi, avere qua Nino Spirlì, il professore Bellantoni, avere un gruppo forte e coeso, perché è chiaro che Fratelli d'Italia non può che essere un partito valoriale e sociale, quindi una destra sociale e valoriale. Quindi siamo partiti da Reggio Calabria abbiamo già cominciato ad aprire i primi circoli, ora dobbiamo cominciare a radicarci nella provincia e questo sarà uno dei circoli più importanti, per cui siamo qua presenti per dare supporto al professore
per poter servire questa città e per poter, diciamo, fare cose che siano concrete, perché la gente ha bisogno di concretezza, non ha bisogno né di bandiere né tantomeno di vessille, ha bisogno di concretezza, di riferimenti sul territorio.